È iniziato male il 2011 per il Foggia. Alla prima uscita del nuovo anno, i ragazzi di Zeman sono stati infatti sonoramente sconfitti a Lucca, 4-2, in casa di una squadra che, prima di ieri, era data in piena crisi, complici le vicissitudini societarie. Sull'inattesa battuta d'arresto, l'ottava in campionato, la terza consecutiva in trasferta, pesano, evidentemente, gli errori in fase difensiva che hanno agevolato la performance del centravanti avversario Marotta, autore di una tripletta. Ma anche in attacco, Insigne e compagni hanno sbagliato molto. Gara ricca di spunti di cronaca. Ci limitiamo all'essenziale, che non è poco. Pronti via e la Lucchese è già in vantaggio. Realizza Marotta, protagonista della sfida, con un diagonale che si infila nell'angolino basso alla destra di Santarelli. Una deviazione sotto misura di Iozia, che non trova la porta all'undicesimo, e poco dopo una conclusione imprecisa di Insigne, fanno da preludio al gol del pareggio, che mette a segno Coné al quindicesimo. 7 minuti più tardi, Marotta riporta in avanti i suoi, dopo aver avuto il tempo di dribblare anche Santarelli. Potrebbe subito pareggiare il Foggia. L'arbitro concede il rigore per questo atterramento in piena area di Sau, ma Insigne fallisce clamorosamente la realizzazione dal dischetto. Dal mancato 2-2 si arriva, alla mezz'ora, al 3-1 con il solito Marotta che ringrazia Iozia del regalo e batte per la terza volta l'incolpevole Santarelli. La ripresa si apre con il Foggia subito in avanti. Al quarto Laribi accorcia le distanze, ribadendo in rete un suo stesso tiro respinto dal portiere. Di fatto la gara si riapre. Sempre con Laribi e con Sau, a cui non riesce la deviazione a rete, il Foggia sfiora il pareggio al decimo. La gara però si chiude 5 minuti più tardi, quando Grassi sigla il 4-2 definitivo. Inutilmente, nella mezz'ora conclusiva, il Foggia prova ad evitare la sconfitta.